Grand Prix Depot, secondo round del FIA International Trophy, Raffaele Marcello, pole position. Sì, sono molto contento perché ieri i problemi l'ho picchiato e perciò ero un po' preoccupato perché non sapevo se cosa fare di giusto. Abbiamo lavorato tanto ieri sera, lavorato molto telemetria, macchina con l'ingegnere e stamattina pronti via subito, era molto veloce, ho fatto sia la pole per gara 1 e gara 2 e ero molto contento, la macchina è stata perfetta, ho guidato bene, ce l'ho fatta fare la pole. Dopo la splendida vittoria di Hockenheim stai pregustando il bis? Ma qua non me l'aspettavo perché almeno Hockenheim in prova libera ero terzo, qua ero settimo e non me l'aspettavo, è stata una sorpresa, però abbiamo lavorato molto ieri sera e perciò il lavoro ha ripagato. Tanto pubblico, tanto spettacolo, è il bello del circuito cittadino, un circuito cittadino che tu è la prima volta che affronti, ma ricordiamo che ai fassi del karting tu nei circuiti cittadini c'eri e come. Come ti stai trovando su questo tracciato? Sì, c'è molta gente, ho visto, è molto difficile, c'è un settore chicane con cordoni molto alti. Sì, per Monte Carlo perché a parte veloce, a parte il tornantino da fare in prima, sì, le Monte Carlo è difficile, i primi giri si spaventi un po' perché passi molto vicino ai muretti, c'è una curva che fa in quinta piena, 200, è molto difficile, ma quando ti prendi la mano è molto impressionante. L'obiettivo per oggi pomeriggio ovviamente è dichiarato. Sì, visto che parto primo ho un passo molto buono, sono 30 minuti però visto che la macchina è molto consistente, riesco ad essere consistente e sicuramente puntiamo alla vittoria. Come a Hockenheim, pronti via, battaglia la prima curva e poi dritto, tranquillo, fin sotto la bandiera a scacchi, in solitaria. Seconda vittoria per Raffaele Marcello nel Formula 3 European Trophy. A questo punto puoi dire subito la tua, Lello. Sì, qua confronto Hockenheim più importante, qua è gara 1, Hockenheim era gara 2, perciò qua ha molto più valore. Siamo partito molto bene, al primo giro sì, Dani era vicino, poi dopo ho detto il mio passo, sono andato via. Safety car, quando mi ha fatto un incidente, sono andato via di nuovo, ho vinto con 6 secondi, la macchina è stata stupenda. Tutti i giri molto veloci, non ho avuto nessun problema e ce l'ho fatta a guidare come volevo io. E come da programma, anche domani per gara 2 scatterai ancora dalla pole position? Sì, ho fatto in qualifica 2 giri veloci, perciò parto in pole. Sicuramente abbiamo molto potenziale, 40 minuti di gara è lunga, c'ho dietro Sainz, Giaffari e Gadella che sono molto pericolosi, ma se facciamo il nostro lavoro e ci concentriamo possiamo puntare molto in alto. Lello, ti stai trovando davvero a tuo agio in questa categoria, ma anche all'inizio pensavi di non avere per nulla problemi? Ma a confronto a Formula 3 l'anno scorso ho migliorato molto di guida e anche avevo 16 anni e perciò ero un po', adesso sto anche crescendo, sto maturando e grazie a questo riesco ad essere molto più veloce e avere sotto controllo tutto. Sicuramente la macchina mi trovo molto bene, anche le gomme qua sono diverse, perciò sia Cooper che Tango sono veloce e sto migliorando tutti i giorni e si vede. E a Maranello possono essere fieri? Sì, sicuramente, perché su 4 gare prima ha vinto 4 volte e io ne ho vinte 2, Dani 2, perciò penso sì, sono contento io, penso anche loro. A questo punto, René Rosin, il tuo pilota è una realtà che può comunque già dar fastidio ai big di questa serie? Sicuramente quello che ha fatto qui ha posto qualcosa di straordinario, sia dai 2 giri in qualifica, è stati eccezionali, e gara 1 dove ha guidato con una maestria di un professionista, di uno che ha già molta esperienza. Posso dire sicuramente la strada è ancora lunga, e il campionato sarà ancora molto molto lungo, molto difficile, però è già un buon punto di partenza per questo finale di stagione. Pole position in qualifica, gara in scioltezza sin dal pronti via fin sotto la bandiera a scacchi,
Vogliamo ricordare che nel palmarès di questo storico Grand Prix di Po ci sono nomi altisonanti. Beh, sicuramente. Allora, questa è una gara storica, insieme come in passato a Monte Carlo e come ancora attualmente Macao. In questo circuito le doti del pilota si esaltano ancora di più, in quanto il fattore della macchina è sì importante ma secondario, perché andare vicino ai muri, andare vicino ai rail è qualcosa dove il pilota se la deve sentire, non è qualcosa solo di meccanica, aerodinamica, è qualcosa proprio distinto. Grazie al secondo miglior giro in qualifica, Lello scatterà dalla pole position, quindi dal palo anche in gara 2. Obiettivo quindi a questo punto dichiarato, ci sarà il bis. Sicuramente domani è la gara principale del weekend, è il famosissimo Gran Premio di Po. L'obiettivo partendo dal palo è sicuramente la vittoria, però non dobbiamo sederci sulle lauree di oggi, dobbiamo continuare a lavorare. Sarà una gara importante, una gara difficile e dobbiamo appunto essere pronti per questo. Dopo tante gare, dopo tante vittorie, quanto riesce ancora ad emozionarsi per una vittoria come quella di oggi, ottenuta appunto da Raffaele Marcello, René Rosin? Sicuramente le gare come quella di Po, come quella di Macao, danno al team un'emozione diversa, perché non è una gara normale in un circuito normale, è qualcosa dove l'emozione prevale, il feeling, la tensione, visto la vicinanza dei muretti, è qualcosa di importante, quindi sicuramente è un'emozione maggiore. Tanto pubblico, tanto spettacolo, tanta adrenalina, quindi non solo per il pubblico ma quindi anche per il team stesso. Ma sicuramente al box a guardare la gara è qualcosa sempre di emozionante, perché vedi sempre i piloti arrivare a pochi centimetri dal guardrail, dal muretto o dai marciapiedi, di conseguenza è per tutti un'emozione e si aspetta che arrivi la bandiera a scacchi. Bocca al lupo per domani. Grazie. Applaudissements, madame, monsieur, pour monsieur Raffaello Marcello. Applaudissements également pour le team Prima Power Team. Dopo la splendida vittoria in gara 1, un stratosferico Raffaele Marcello concede un gran bel bis qui al Grand Prix de Po. Sì, è incredibile, perché ieri sera stavo guardando chi ha vinto questa gara, c'è Fangio, Montoya, Grosjean, Hamilton, tutti i campioni, e penso che questo può essere un buon inizio. Oggi hai scritto la storia. Tanti campioni, come dicevi, da Fangio a Juan Pablo Montoya a tanti altri. La 71esima edizione del Grand Prix di Po ha fatto sì che Raffaele Marcello ha intonato un po' l'inno di Mameli. A questo punto, nel FIA Formula 3 Trophy, Raffaele Marcello come affronterà le prossime corse? Ma come affrontando questa, alla fine arrivo a fare una gara senza conoscere la pista, perciò faccio tanto simulatore e poi quando arrivo giro, guardo la telemetria e cerco di dare sempre il massimo, e se lavoriamo bene i risultati arrivano, perché sono in un team molto buono, Ferrari mi aiuta e sicuramente si può fare molto bene. Stai prendendo sempre più coscienza dei tuoi mezzi, due pole position, due vittorie, due giri veloci, meglio di così non si poteva davvero fare? Sì, è tutto perfetto, 40 minuti, sono riuscito a gestire le gomme molto bene. Peccato per i doppiati che mi hanno fatto perdere 5 secondi, dopo li ho subito recuperati, ho vinto con 14 secondi di vantaggio. È stato tutto perfetto, non è così, ma è stato tutto facile, tutto perfetto, è successo, è incredibile. Due pole position, due vittorie, due giri veloci, penso che non si può chiedere di più. Sicuramente il bilancio di Prema e di Raffaele Marcello per questo weekend di Po è stato qualcosa di entusiasmante, è stato il più forte pilota di tutto il palcoscenico presente, 24 piloti, la prima volta su un circuito cittadino per lui, la sua giovane età ha fatto un lavoro straordinario. Diventa davvero difficile mantenere un profilo basso. Il campionato è lungo, sono 10 gare, abbiamo fatto solo due weekend, Lello è sicuramente stato uno dei più forti piloti attualmente presenti nel palcoscenico del Formula 3, però gli avversari sono tanti, sono importanti. Team di altissimo livello, a partire da Carlin, a partire da Mücke, dobbiamo continuare a lavorare perché appunto il campionato è ancora molto lungo. Complimenti. Grazie. Applaudissements, madame, monsieur, pour monsieur Raffaello Marcello. Applaudissements également pour le team Prima Power Team.